Rassegna stampa di oggi, 13 marzo 2018. Questa è la seconda edizione, cari amici. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Di Maio, l'elezione dei presidenti Camera non riguarda il governo, gli altri vogliono il voto? Non ci spaventano, ha detto. Io mi sarei aspettato un contatto su dei temi, la possibilità di realizzare quello che le forze politiche si aspettano da 30 anni. A dirlo il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che parla davanti alla stampa estera. Chi vuole mettersi al lavoro per gli italiani si faccia avanti, aggiunge. Ho sempre detto che siamo disponibili al dialogo su tutti i passaggi istituzionali, ma le presidenze delle Camere non devono essere collegate a dinamiche di governo. USA, Trump caccia il segretario di Stato Tillerson in disaccordo su alcune cose. Al suo posto il capo della CIA, Pompeo. Il Tycoon ha fatto sapere anche che a sostituire il repubblicano italoamericano alla guida della CIA sarà Jean Aspel, l'attuale vice direttore, che diventa così la prima donna in assoluto a dirigere la Central Intelligence Agency. Expi avvelenata, scontro. Gran Bretagna-Russia, scade l'ultimatum della May. Mosca a Londra dice: ciao, sono stati i vostri servizi segreti. Oggi scade l'ultimatum imposto dalla Premier, che chiede risposte credibili, e alla convocazione dell'ambasciatore russo a Londra. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov ha risposto chiedendo il rispetto degli obblighi internazionali e richiamando a sua volta l'ambasciatore della Gran Bretagna. L'escalation tra i due paesi ha spinto a un intervento NATO, Unione Europea e Stati Uniti, insomma tutti al fianco della Gran Bretagna. 'Ndrangheta frutta dal Sud America per importare cocaina, 17 arresti. C'è anche Vadalà coinvolto nell'omicidio Kuciak, operazione antidroga della Procura di Venezia. Gli arrestati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, con l'aggravante per alcuni del favoreggiamento alla mafia e del riciclaggio. Tra loro c'è anche il calabrese già arrestato e rilasciato per l'assassinio del giornalista slovacco. Sempre mafia, arrestato il re dell'eolico Vito Nicastri, ha coperto e finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro. L'imprenditore è finito in carcere insieme ad altre 11 persone. Secondo l'indagine, hanno investito in colture innovative e nella ristorazione attraverso società fittiziamente intestate a terzi. Tra i terreni scelti anche uno della famiglia Dali. In un video di Carabinieri, l'ex sottosegretario all'interno di Forza Italia Antonio incontra uno degli arrestati. Parte del denaro derivante dagli investimenti sarebbe stata destinata alla latitanza del boss di Cosa Nostra. Con questo è tutto, cari amici, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione. Thank you.